E per le belle storie del sisma, a distanza di 8 mesi, la VAM Group di Cavezzo riparte nella sua sede originaria e diventa il simbolo della vita che riparte appunto dopo il terremoto. Sentiamo. Aziende che provano a rialzarsi senza farcela e con fatica, altre che invece ci sono riuscite. La doppia faccia della medaglia del sisma, comunque un solo lato che accomuna tutti gli imprenditori, quello del dolore di vedersi cadere tutto tra le mani e la fatica di gettare il cuore oltre l'ostacolo. Tra chi è riuscito a farlo da subito c'è la VAM Group di Weiner Marchesini, noto imprenditore di un'azienda leader mondiale nella produzione di sistemi di trasporto a coclee, una multinazionale che oggi ha aperto le proprie porte alle nostre telecamere e che di fatto non si è mai fermata, rimessa in piedi a sole 6 settimane dalle scosse. Non verrà ricostruita come era prima. Diciamo che abbiamo fatto un progetto nuovo che prevede che vengano rifatti alcuni di questi capannoni, però non nella maniera esattamente come erano prima, ma in maniera più moderna, con una logistica più adeguata. Quindi, in un certo senso, il terremoto ti dà anche l'opportunità, quando devi ricostruire, di ricostruire in maniera più moderna. La storica sede della VAM Group a Ponte Mozza di Cavezzo è completamente operativa ed è riuscita a tenere da subito lontano il fantasma della delocalizzazione, spettro che non tutti purtroppo stanno riuscendo a tenere lontano. Noi non abbiamo perso neanche un giorno, diciamo che subito dopo il terremoto tutti erano disponibili a lavoro e abbiamo cercato di fare in modo di ripristinare anche ciò che era ri ripristinabile qui sul sito e abbiamo trovato per fortuna delle alternative, quindi oggi produciamo non solo qui a Ponte Motta, ma anche nello stabilimento ex LAR a Formigine.